una assemblea oggi a Camporosso. Probabilmente oggi abbiamo visto meno persone emozionate dello scorso anno, ma più persone convinte dell'importanza del loro ruolo, dell'importanza di questa cooperativa sul mercato. Il momento è sicuramente difficile, non è facile avere l'entusiasmo con la crisi, con le situazioni che ci sono, con le aziende che stringono sui costi anche dei servizi, quindi è normale che ci sia un momento di difficoltà, però sono d'accordo, vedo una reazione positiva, vedo le persone che si rimboccano le maniche, che non perdono l'entusiasmo, che traguardano momenti migliori, che traguardano risultati che possano portare fuori da questa situazione. Una cooperativa che ha saputo reagire alla crisi investendo per esempio in un settore particolare come quello del vetrocavo. Abbiamo cercato di diversificare in un'attività che comunque ci vede presenti su altri servizi dal 2002. Abbiamo investito nell'acquisto di un ramo d'azienda, in macchinari nuovi e macchinari usati che ci hanno permesso di fare delle attività di riscelta nel vetro che fino a novembre del 2013 non facevamo. Le persone che lavorano in Coseva, che abbiamo intervistato, riconoscono alla cooperativa una grande attenzione ai temi della sicurezza. Ci siamo certificati 18.001 OHSAS da qualche anno, è stata la prima certificazione acquisita dopo la 9001 che è storica perché ce l'abbiamo dal 99, proprio perché c'era un'attenzione particolare sull'aspetto della sicurezza sul lavoro. Siamo un'azienda a lavoro intensivo, la prevalenza della manodopera è assoluta rispetto agli altri costi, è una cosa doverosa, mi fa piacere che le persone che ci lavorano percepiscano un'attenzione particolare.